Scusate per l'accento, probabilmente si sentiranno certe... prima di tutto non capita molto spesso di suonare in un posto del genere, quindi veramente siamo veramente emozionati. Stupendo, veramente. Questa sera presenteremo un repertorio che spazierà tra diversi generi e tra diverse epoche musicali. Abbiamo ascoltato la prima suite di Leonard Bernstein, adattata appunto per quintetto di sassofoni, West Side Story. Adesso facciamo un salto nel passato e eseguiremo un brano di Handel, quindi andiamo in Inghilterra, e in questo brano, diciamo, si noterà un po' la rivalità molto accentuata di ogni membro di questo ensemble. Perché essendo di diverse nazionalità, comunque c'è sempre una lotta in corso, e quindi di Frederick Handel, l'arrivo della regina di Saba. Grazie. Thank you.
Buonasera a tutti, anche da me. Scusate l'italiano, quindi cercherò di parlare il meglio che so. Devo dire una cosa, perché prima che siamo arrivati qua io non avevo una idea veramente dove suoniamo, perché è stato organizzato tutto un po' da Damiano, siccome è l'unico italiano in gruppo. E quando sono entrato qua dentro, e poi ho visto anche altri esemplari dall'altra parte, sono rimasto scioccato, perché sono un grande fan di Formula 1, delle macchine sportive, macchine da corsa, quindi per me suonare in questo posto è un sogno, quindi grazie per l'invito. Ho già visto tutte molto vicino, i ragazzi stavano studiando, io giravo intorno alle macchine, quindi... Come avete visto, magari avete notato che siamo provenienti di diversi paesi. Damiano è italiano, Charles viene da Hong Kong, Joel è americano, Alvaro viene da Cile e io sono dalla Polonia. Il prossimo pezzo sarà però dalle parti di Alvaro, quindi vicino, almeno perché da Argentina. Suoneremo un medley di Astor Piazzolla, di più famosi tangos di questo grande compositore argentino. Quindi, sì, non ho parlato così male in italiano, quindi non... grazie. Damiano mi dice, smetti, parla, perché è geloso perché parlo meglio di lui. Adesso cominciamo con Piazzolla Medley, Astor Piazzolla Medley, Tango Medley. Grazie. Thank you.
Ladies and gentlemen, my name is Joel Dygert, the American member of the group, and as a stupid American, I'm going to have to ask Damiano to translate for me into Italian. Signore e signori, si chiama Joel Dygert, lo ha detto lui, è membro stupido americano e quindi dovrò tradurre per voi. Before I go on with the program, I just want to say that this is probably one of the most unique locations that I've ever had the chance to play in, with all these amazing cars, this amazing location. So a huge thank you to inviting us and letting us stomp around on your stage and play some fun music in such an unusual location. The next piece, speaking of that, we're moving to the United States, to my homeland. We're going to hear some of the best Hollywood hits. This next piece was my arrangement, Hollywood Hits. See how many of those melodies that you can recognize. Thank you. Thank you.
Volevo dire solo una cosa per suonare la traccia di James Bond e in fondo guardando Aston Martin DB5 è una cosa veramente fuori dal mondo, quindi bellissimo, grazie per questo. Come avete potuto vedere, siamo arrivati ad usare violenza durante lo show. Però ci piacerebbe adesso tornare in un momento di pace, in un momento un peletto di tranquillità. Uno dei nostri autori più famosi è purtroppo deceduto ultimamente, stiamo parlando di Ennio Morricone. Suoneremo dal film The Mission, Gabriel Sobe. Thank you.
非常之高興今日見到大家啦，咁我就嚟自香港嘅吳漢新啦，咁即係非常之高興啦。我哋有我嚟自香港啦，有嚟自意大利嘅Damiano啦，有Michael，有Joe，有Alvaro。咁其實咧一開始咧就其實就suoneremo di Corea, Spain. Thank you.
Thank you guys so much. You have been a fantastic audience. We're really, really happy to have been here and played for you, and we have now come to our final piece for the evening program. And it's a special treat for our Italian audience. We're playing some Italian polka featuring none other than Damiano Grandesso. Thank you.
Grazie.